davanti a Santi Medici e il prossimo anno, Dio piacendo, un altro paese offrirà l'olio ai nostri cari martiri, le preghiere, quest'olio che brucia davanti a loro. Subito dopo verrà versato l'olio nell'ampolla, accesa la lampada posta qui sull'altare maggiore e poi alla fine della celebrazione i due sindaci saluteranno, ci saranno i saluti reciproci e così concludiamo questo terzo evento che ci introduce ormai in quella che è questa festa dei Santi Medici, non perdendo mai quell'inizio di novena di giorni fa, la parola, desiderio di cammino. Sento il bisogno di dire grazie a Don Giovanni Coniglio, arciprete di Viace e rettore del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano. Grazie di aver voluto invitare la mia comunità parrocchiale ad aprire, ecco, questa tradizione che è una tradizione di speranza. Accendere una candela significa riporre la propria fiducia nella mano di Dio. Accendere una candela davanti al Signore in compagnia dei Santi Medici Cosma e Damiano per la comunità di Fabrizio significa
parlare di una parte della propria identità, non Gianni, perché certo la nostra comunità parrocchiale si riconosce nel culto e nella devozione a Sant'Antonio da Padova, ma contemporaneamente sente un affetto sconfinato, ecco, verso i Santi Medici, appunto che nei prossimi giorni a centinaia attraverseranno di notte la montagna per giungere dopo 8-9 ore di cammino in questo santo luogo, in questo santo luogo in cui si viene per incontrare Dio, per fare esperienza della sua pace e della sua consolazione. Allora, ecco, mentre ringrazio i pellegrini che con me questa sera sono venuti, ecco, a Viaggio, un saluto te e questa santa comunità parrocchiale che tu ormai presidi da 11 anni, ancora per qualche giorno. Permettimi di dirti che insieme a noi questa sera noi abbiamo portato delle persone che adesso qui non vediamo. Innanzitutto abbiamo portato i nostri emigrati, che ogni volta che vengono a Fabrizia, prima di partire vengono a trovare i Santi Medici. Noi li sentiamo molto vicini nella nostra vita quotidiana, quindi li teniamo sempre presenti nella preghiera. E allora insieme con te io saluto i miei emigrati che vorrebbero essere qua stasera. Ma stasera permettimi di dirti che insieme a me, insieme alle suore, insieme al signor sindaco dell'amministrazione, insieme al coro e ai pellegrini, sono venuti quegli angeli che brillano nel firmamento del cielo. La nostra è una comunità provata da tanti molti giovani. L'ultima abbiamo vissuto 10 minuti prima di partire oggi pomeriggio. Gianluca, quel ragazzo che ho affidato alle vostre preghiere in questi giorni, non ce l'ha fatta. E proprio mentre noi, ecco, ci stavamo incamminando, io sento che abbiamo riflettuto se era necessario veramente esserci. Siamo stati dubbiosi per un attimo. Poi abbiamo concordato che dobbiamo esserci, che noi vogliamo pregare, che noi vogliamo accendere la speranza, che noi siamo certi che quello che ha fatto, che fa Dio, è sempre fatto bene. E noi siamo certi che Dio per Gianluca ha fatto il bene. E allora, Don Gianni, sono convinto che questa sarà una messa molto più affollata del solito sul presbiterio. Saremo io e te a celebrare. Avremo la compagnia di Maria, la compagnia dei Santi Antonio, Cosimo e Damiano. Avremo anche la compagnia di tutti questi ragazzi, tutti questi giovani che nel nostro cuore sono cari. Noi non siamo angosciati, siamo provati, ma siamo certi che il Signore è con noi. E allora grazie, grazie al nome della comunità di Fabrizio, mi sento orgoglioso nel vedere questo stendardo sul presbiterio. Grazie al nome della comunità di Fabrizio di averci pensato, di averci voluto bene, di averci dato questo nome. Grazie a nome di tutti gli emigrati di Fabrizia che sono con noi, grazie insieme a tutti questi angeli, le anime sante dei defunti, la chiesa pulcante che insieme con la chiesa trionfante e con la chiesa che combatte la quotidianità oggi si unisce nell'unico sacrificio dell'Eucaristia. Battesimale per giungere alla perfetta carità che ci hai proposto nel tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A Gerusalemme, che è in Giuda, e costruisca il Tempio del Signore, Dio di Israele. Egli è Dio che è a Gerusalemme. E a ogni superstite da tutti i luoghi dove aveva dimorato come straniero, gli abitanti offerte spontanee
per il Tempio di Dio che è a Gerusalemme. Allora si levarono i capi di casato di Giuda e di Beniamino, e i sacerdoti e i leviti. A tutti Dio aveva destato lo spirito a quello che ciascuno offrì spontaneamente. Quello che noi stiamo celebrando è il mistero della nostra fede. Noi stiamo celebrando la parola più bella che Dio abbia pronunciato per l'umanità. E la parola più bella che Dio ha pronunciato per l'umanità, segnata dal peccato, dall'infedeltà, dal limite della condizione umana, è: io ti amo comunque, io ti amo lo stesso. E l'amore di Dio si è visto, si è mostrato, ci ha fatto comprendere la grandezza e l'ampiezza della sua portata proprio quando Gesù si è fatto carne nel mistero dell'Eucaristia. È lì che illumina il significato e il senso della propria esistenza. C'è una parola che in questi giorni risuonerà spesso e volentieri in questo Santo Tempio, e poi quando le statue saranno giù nel santuario, ed è la parola pellegrinaggio. Sapete qual è la differenza tra chi cammina e chi invece si fa pellegrino? Chi cammina potrebbe camminare per sport, potrebbe camminare per passare il tempo, potrebbe camminare semplicemente per raggiungere un posto o un altro. Chi invece si fa pellegrino riconosce che il suo camminare è orientato ad una meta precisa, ad una meta particolare. E questa meta precisa, questa meta particolare è il Signore, è il Signore. Ora vedete, io e Don Gianni in questi giorni stiamo pregando molto per tutti gli ammalati che si stanno affidando alle nostre preghiere. Anche loro sono presenti, sia quelli di Fabrizio, sia quelli di Viaggio, sia quelli che si sono affidati alle nostre preghiere. Anche i nostri fratelli ammalati sono qui presenti attraverso la nostra preghiera. Essi soffrono, ma la loro sofferenza non è mai un soffrire in vano. Sì, la sofferenza, la fatica, ecco, il dolore con cui noi quotidianamente ci scontriamo, con cui noi quotidianamente facciamo i conti, non può essere vissuto in vano. Ecco perché c'è bisogno del Signore. Perché se non ci fosse il Signore, che orientamento daremmo noi alla nostra esistenza? Se il Signore non fosse il fine ultimo, il senso autentico del nostro esistere, mi spiegate perché noi dovremmo impegnarci? Mi spiegate perché noi dovremmo faticare? Mi spiegate perché noi dovremmo conoscere il sudore perché fare il bene? Compiere la volontà di Dio significa soffrire, sudare e faticare. Ecco allora che nel mezzo di questa Santa Novena, in questo giorno storico, è per la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta di Viace e di Santa Maria delle Grazie in Fabrizia, è importante che ognuno di noi comprenda il motivo per cui è qui. Noi non siamo qui come dei girovaghi, noi non siamo qui come dei naufraghi, noi non siamo qui con un passo incerto, noi siamo qui con una certezza, e la certezza è che Dio è il Signore creatore della mia esistenza e che il mio vivere deve essere confrontato con Lui. E abbiamo detto più volte in queste sere,
che se il mio vivere non è orientato a Cristo, io vivo nella cattiveria, io vivo nel male, io vivo nella malvagità. Se invece il mio vivere è orientato a Cristo, se il mio vivere è orientato a Cristo, la mia vita risplende di tenerezza. Noi non dobbiamo pensare all'uomo, noi dobbiamo pensare al Signore, alla gloria di Dio. Se noi non cerchiamo il Signore in maniera autolesionistica, continueremo a distruggere l'uomo. Perché l'uomo è vero, è vero, è vero, non perché si confronta con gli stereotipi della modernità e della cultura contemporanea. L'uomo è vero se si confronta con Dio e se si confronta in Dio. Perché quante persone che stanno combattendo con un tumore, con una leucemia, no? Magari ci sono già anche in chiesa, Gianluca, la sua famiglia, quelle persone molto giovani che hanno lasciato vuoti incolmabili, ma noi siamo credenti e non ce ne possiamo dimenticare proprio davanti ai drammi dell'esistenza. Davanti ai drammi dell'esistenza noi dobbiamo ricordarci che il Signore è risorto, ha vinto la morte, ha spezzato per sempre le catene del demonio e del male, ha incatenato il male alla croce, sopportando fino in fondo il suo supplizio e questo enorme sacrificio. E allora, essere pellegrini, essere comunità attivata dalla parola di Dio, metterci in cammino significa riscoprire la necessità di essere innanzitutto credenti. E sono due, finisco, le caratteristiche del credente. Il primo, il credente non è festaiolo, come ci piace fare a noi, ma è gioioso, perché sa che il Signore ha già vinto. E se il Signore ha già vinto, io non posso essere che felice. Secondo, il credente, per definizione, non ha mai spento, non riesce a spegnere quella piccola e flebile luce che arde nel cuore di ciascuno e che ci fa credere che domani sarà il giorno bellissimo, perché il domani è il giorno in cui Cristo tornerà a portare il suo regno di pace sulla terra e noi dobbiamo aspettare che lui torni, noi dobbiamo vivere in attesa di questo giorno bellissimo. Amen. Il gesto che compiremo, una bambina porterà l'olio a nome di tutta la vostra comunità di Fabrizia, e chiedo ai sindaci di salire qui sul presbiterio, accogliamo insieme questa ampolla dell'olio.
applauso, salutiamo il segno della luce, la luce della rappresentazione di cosme cambiate. Inchinati profondamente davanti alle vostre sante reliquie, vi chiediamo di voler volgere ancora una volta i vostri occhi pietosissimi e stendere le vostre mani verso di noi poveri peccatori che oggi guardiamo pieni di fiducia al vostro eroico coraggio con cui affrontaste la passione che vi portò al martirio per amore di Cristo. A voi chiediamo, attraverso la vostra intercessione, la guarigione dell'anima e del corpo, e di avere il coraggio di testimoniare Cristo con le parole, i gesti e la vita. O potenti santi medici, aiutateci a dire con forza ciò che voi avete detto al prefetto Lisia quando vi ha chiesto come vi chiamate. Con la fede radicata in Cristo avete risposto cristiani. Dateci questa forza negli ambienti della vita quotidiana, della famiglia, sul posto di lavoro, per strada, ovunque ci troviamo, ad avere la forza di non tradire mai la nostra fede in Gesù Cristo, nostro Signore. Infine, o martiri di Cristo, affidiamo alla vostra potente intercessione le nostre parrocchie, con i loro pastori, testimoni dell'amore di Dio. Dategli forza e coraggio contro le tentazioni del maligno, le nostre famiglie, i bambini, il mondo della scuola, il mondo del lavoro, la precarietà dei giovani, gli ammalati, l'ordine dei medici, sappi alleviare la sofferenza dei malati, i politici affinché si adoperino per il bene comune e la dignità dell'uomo. O martiri di Cristo, nelle vostre mani deponiamo con fiducia il nostro grazie, perché sicuri della vostra potente intercessione non ci abbandonerete nelle nostre difficoltà, affinché un giorno possiamo insieme con voi venire, lodare e benedire Dio in paradiso per tutta l'eternità. Amen. Gloria al Padre. Volevo porgere un saluto a tutti quanti, dare ovviamente il benvenuto al sindaco di Fabrizia, a tutta la giunta, ai vigili urbani. Questa serata è una serata molto, molto sentita da me, perché è la prima esperienza che ho con la festa di Santi Cosme e Damiano nella carica di sindaco, che rivesto solo da pochi mesi. E ringrazio veramente il parroco, Don Giovanni Coniglio, Don Fabrizio, per averci voluto a questa cerimonia molto, molto toccante. Una cerimonia che si ripeterà ogni anno, la cerimonia dell'olio votivo. Ci sono poche cose da dire, se non che Riace deve essere orgogliosa di questa festa che porta tanti pellegrini nella nostra comunità. E io da riacese sono ancora più orgoglioso di vederli tutti quanti, perché i Santi Medici sono la storia della nostra comunità. Sono la storia della mia vita, li ho vissuti sin da bambino, prima nei giochi, poi
lavorando e poi alle oggi da sindaco. I santi martiri sono i santi miracolosi e io penso che oggi ci sia davvero bisogno di tanta fede, di tanta speranza, una speranza che questa comunità e tutte le comunità d'Italia e del mondo possano sempre restare unite. Vi ringrazio ancora e invito qui il mio collega Di Fabrizia per porgere un saluto. Grazie ancora ed evviva i Santi Medici Cosimo e Damiano. Buonasera a tutti. A nome della comunità di Fabrizia, che mi onoro di rappresentare, a nome dell'amministrazione comunale di Fabrizia, della giunta comunale di Fabrizia, come primo cittadino porto i saluti al mio eletto sindaco Antonino, che l'altra volta abbiamo fatto conoscenza tramite Facebook, Antonino Trifoni, Don Giovanni Coniglio, che saluto e ringrazio per l'ospitalità che ci ha dato qui a Riace. Io da bambino venivo come pellegrino ogni anno e non con una forte emozione, però mai e mai potevo immaginare che da sindaco mi trovavo a fare questo discorso in chiesa. Ringrazio Don Ferdinando che veramente tutti i giorni e quotidianamente si spende per il nostro territorio. Ringrazio il maresciallo, l'arma dei carabinieri che sono presenti sul territorio e la giunta comunale. È un grande piacere, nonché una grande emozione essere qui a tanti fabbriziesi e sottolineare l'importanza dell'avvenimento di oggi. Nei giorni in cui la reliquia dei Santi Medici Cosimo e Damiano è stata a Fabrizio. Don Giovanni ha annunciato che avrebbe dato a Fabrizio di essere in assoluta la prima comunità, che avrebbe offerto l'olio alla lampada votiva che arderà tutto l'anno davanti ai Santi Medici. Oggi siamo qui per utilizzare l'evento che è una portata storica sia per Fabrizio che sia per Riace. Due comunità territorialmente distanti, ma religiosamente vicini. Distanti perché la viabilità è pure il problema di distanza e di tempo. Questo incontro fa venire alla mente di tutti quanti noi sentimenti, ricordi e tradizioni che ci accompagnano nella nostra vita, che ci spingono ad adorare le nostre origini. Tutti noi abbiamo in mente il pellegrinaggio che ogni anno si ripete con profonda devozione, credenti che superando la fatica giungono a piedi da Fabrizia a Riace per venerare i Santi Medici. Questa profonda devozione che ci lega sia un momento di concordia e di serenità per le nostre comunità, che nel rinnovo di questo annuale incontro si ritrovano unite intorno alla figura di questi Santi Medici, dispensori di grazie, intercessori presso Dio. A loro affido gli ammalati della mia comunità. Oggi Fabrizia piange per l'ennesima volta la scomparsa prematura di un altro ragazzo, Gianluca, che mancherà tutta la comunità fabrizese. Allora affido tutte le persone che vivono in momenti di difficoltà, gli anziani e gli emigrati. Questo incontro sia soprattutto per loro e per tutti noi motivo di speranza. Posso l'olio che stiamo offrendo ardere nei loro cuori ed impondere di noi tutta la forza e il coraggio di vivere in pace e con serenità.
e anche con serenità all'interno della comunità fabrizese. Nel concludere rivolgo un accurato appello ai nostri giovani affinché non disperdano questo importante patrimonio di fede e devozione così gelosamente tramandato dai nostri padri. Il futuro delle nostre comunità passa inevitabilmente dalla custodia di queste tradizioni. Questo incontro sia solo l'inizio di un connubio di vicinanza di due comunità che non si arrendono mai, consapevoli dei disagi, ma capaci di grandi slanci e generosità, unite ed animate da sentimenti di fraterna solidarietà. Questo è ciò che voglio consegnare con questo simbolico gesto ai Santi Medici Cosimo e Damiano. Grazie. Completato con l'asse e i ciondoli che non erano pronti in tempo per stasera. Questa comunità piace, la parrocchia, tutti i fedeli, ringrazio Fabrizia, non solo per l'olio, ma l'esperienza che abbiamo vissuto con le reliquie quando siamo stati da voi. I santi vi proteggano e vi aiutino. Ringrazio ognuno di voi che avete pregato con noi. Vorrei anch'io ricordare Gianluca che oggi è tornato alla casa del padre. È un momento doloroso, mi unisco al dolore della mamma. Io non immagino quella mamma che ha perso questo figlio, è veramente doloroso. Spero che i santi medici ci diano tanta forza e tanto coraggio. Inchinate i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E viva i Santi Medici, Cosimo e Damiano! E viva i Santi Medici!